L'alito cattivo è un tasto dolente, molti cani e anche molti gatti hanno purtroppo questa problematica e noi proprietari di cani e gatti ne subiamo le conseguenze. Cosa bisogna fare? Ma diciamo, uno è comprarsi una maschera antigas e questo è il metodo più sicuro. Per fare una cosa un po' più scientifica, il discorso è questo: è incredibile come anche questo sintomo è legato a problemi di intolleranza alimentare. La cosa bella è che quando l'infiammazione ha queste origini non c'è bisogno di farmaci e basta eliminando la causa dell'infiammazione e l'infiammazione si spegne automaticamente. Nel caso del cavo orale tu avrai che questa infiammazione crea lo sviluppo di una serie di colonie, di germi diverse da quelle che sono normali e questo sviluppo qua poi crea a cascata appunto l'alito cattivo. Esiste anche in questo caso un prodotto che nello spazio di 8 giorni fa regredire l'alito cattivo nell'animale. Certo che poi bisogna continuare ad utilizzarlo. Non voglio fare pubblicità per la mia azienda, però indubbiamente i principi sono sempre gli stessi, si può applicare anche con un'alimentazione casalinga. Teniamo presente che se qualcuno mi chiede se è meglio l'alimentazione casalinga rispetto a quella industriale, la mia risposta è che una buona alimentazione casalinga è migliore di quella industriale, perché è chiaro, no? In natura l'animale, un cane, un gatto, dove le trova le crocchette? Le crocchette sono un artificio tecnico, però è un artificio che se fatto da un'azienda che vuole realmente il benessere animale, tu potrai avere maggiori garanzie di quello che è un'alimentazione casalinga, perché purtroppo a casa ci sono mille tentazioni sia per noi che per l'animale e questo poi ti porta a un sintomo molto preciso: quando il cane mangia o il gatto mangia qualcosa che gli fa male, dopo 2 o 3 ore si manifesta il sintomo. Quindi basta essere attenti, perché l'ultimo pasto vicino a quando l'animale manifesta dei problemi è là che il cane o il gatto ha mangiato degli alimenti che gli hanno dato problemi.